Dunque, questa serata nasce per celebrare un grande amico che è morto in un incidente stradale 30 anni fa e che ha fatto una grande strada nel mondo delle corse, arrivando ad assistere dei piloti di Formula 1, Ivan Capelli e Bruno Giacomelli e anche altri. Io Cesare l'ho incontrato per la prima volta nel 1981, io ero diciottenne, che andavo in giro con una mini minor scassata e cercava di correre in Formula 3. Mi è stato presentato dai fratelli Pedrazzani, che all'epoca preparavano i motori in Neomoto. Io l'ho conosciuto così, perché non avevo più un team con cui correre, perché il team dove avrei dovuto correre aveva deciso di fare una macchina sola, non due, e io sono andato dai Pedrazzani dicendo: presentatevi qualcuno, perché io non so chi andare a chiamare. Allora loro dissero: non c'è problema, avremo noi una persona per te ed è la persona perfetta. Chiamarono al volo Gariboldi, eccetera, che venne a Novara e si presentò con un jeans, mi ricordo sempre, un jeans, una giacca con una sponsor completamente scolorato, perché non c'era praticamente più la scritta, con questo ciuffo che continuava a mettere a posto. E mi disse: io comunque ho già visto cosa hai fatto in go-kart, mi interessa, corriamo insieme. E così nacque la nostra amicizia sportiva. Direi che un incontro che nacque proprio dalla semplicità della cosa.